ragazzi, benvenuti. Oggi l'intro solito non c'è. Però oggi parliamo di funk e vi voglio dare alcuni trucchi e alcuni consigli per suonarlo al meglio. Prima di cominciare, come al solito, mi raccomando, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per attivare le notifiche, così tutte le volte YouTube vi avvisa quando uscirà un mio video. E mi raccomando, andate sul sito Castube a leggere l'articolo che trovate qui sotto in descrizione. E altre cose... Allora, vi spiego un attimino anche il mio set. Io sto usando una Pearl MMP con casa da 22, con una pelle Evans Mark 2, tom da 12, 14, 16, con montate le Emperor. Il rullante lo vedremo dopo. Perché uso Emperor? Le pelli Emperor sono doppie, quindi un pochettino più scure, un pochettino più controllate, mi trovo veramente molto 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 bene. Piatti, invece, ho un K-Master Sound, che vedremo anche questo dopo, c'è una cosa un pochettino particolare, il Raiden Costantinopoli da 22 e due Sabian Evolution, quelli di Dave Wakel, da 16 e 18. Ringrazio tantissimo Fabio che mi presta sempre molto volentieri questi piatti, perché lui in questo momento neanche sa che sto usando il suo piatto da 16, quindi lo scoprirà con il video, grazie. Il suono del rullante nel funk è un pochettino particolare, perché solitamente dipende dal tipo di funk, perché poi ragazzi, ovviamente io vi do alcuni consigli, ma ci sono migliaia di tipi di funk. Il rullante l'ho tenuto abbastanza alto, cioè almeno per la mia media di rullante l'ho tenuto abbastanza alto. Per molti questo potrebbe essere in realtà un suono medio alto di rullante. Proviamo a tirarlo ancora un po' più su di intonazione. Sinceramente per me così è un po' troppo, però potrebbe anche piacere. Il consiglio che do a tutti quelli che vogliono cercare un suono che vada bene per fare questo genere, non è che dovete per forza comprarvi il rullante della vita che si apposta per fare funk. Ovviamente, vabbè, se avete la signature di Garibaldi sarà meglio. Se volete comprarvi un rullante per fare funk, vi consiglio di comprarvi un rullante in metallo, perché così è un pochettino più armonici. Soprattutto cercate di comprarlo abbastanza sottile, diciamo, non si dice sottile, come si dice? Se non volete invece comprarvi un rullante, prendete il vostro rullante e cercate di tirarci fuori un suono. Come facciamo? Cercate di tirarlo abbastanza sia sotto sia sopra, tirandolo sempre un pochettino di più sotto. Cercate di far uscire un pochettino di armonici, un pochettino di nota, e poi tirare la cordiera in modo che non slabri, non faccia questa cosa qua. Diciamo che questo non è il massimo. Se voi tirate un po' di più la cordiera con la ghiera che avete di fianco, è un'altra roba. In più, come pelli vi consiglio due tipi di pelli, l'Ambassador o l'Ambassador X della Remo. Queste due vanno veramente molto bene. L'Ambassador è quella un pochettino più sottile, diciamo quella normale, quindi enfatizza un po' di più gli armonici. L'Ambassador X è un pochettino più spessa perché è 12 mils, quindi è un pelino più controllata, però comunque sulle acute lavora sempre molto bene. Se però il tipo di funk che volete suonare è diverso, oppure se per caso nella stessa serata dovete suonare il funk che abbiamo suonato adesso e il funk anni 70-80, come fate? Allora, le possibilità sono due: o vi portate due rullanti, quindi questo qui accordato più alto e un altro rullante che faccia da rullantone anni 70-80 e quindi faccia quel suono tipo panettonissimo, oppure vi portate un rullante solo ma vi portate anche Big Fat Snare Drum. Questa pelle, di questa pelle in realtà ne ho già parlato in un altro video che vi metterò in una scheda qui. E in pratica questa pelle, questa sordina gigante qua, vi cambia il suono istantaneamente. Vi faccio sentire. Il suono del rullante normale è questo. Gli metto la sordina Big Fat, è tutta un'altra roba. Una cosa che secondo me nel funk molto spesso viene sottovalutata è il Charleston, si vede? Sì. Il Charleston alla fine insieme al rullante è una delle due cose più importanti del funk, perché alla fine la maggior parte del portamento della canzone lo dà proprio il Charleston. Spesso il suono del Charleston, essendo molto importante, deve sentirsi bene, quindi deve essere molto molto deciso. Già il mio Master Sound da 14 è abbastanza deciso come suono, ma per renderlo ancora più deciso, io lo giro al contrario. Cosa vuol dire? Praticamente vado a mettere sopra
il bottom del piatto. Vedete? Essendo master sound, ha queste ondine che permettono all'aria di uscire più facilmente. E io questo lo metto sopra, ma in realtà questa cosa si può fare su tutti i Charleston. Perché lo metto sopra? Perché il suono cambia? Perché praticamente il piatto che di solito si mette sotto, cioè il bottom, è un pochettino più spesso. Quindi mettendolo sopra fa sì che la parte spessa sia sopra e la parte fine sia sotto, quindi il suono risulti molto più secco, molto più deciso. Sia quando andiamo a suonarlo in questo modo, sia quando andiamo a suonarlo con la punta. Allora, ultima parte è una cosa un pochettino delicata, però secondo me è importantissima per tutti i generi, ma per questo genere soprattutto. È un aspetto non tanto tecnico quanto musicale. Di solito c'è la tendenza quando suoniamo la batteria a seguire il basso, e fin qui va tutto benissimo. Però attenzione, ascoltiamo un attimo il basso, poi vi dico una cosa. Niente, tu fai tutto il video e poi ti accorgi che il ventilatore era acceso. Spero non si senta, lo spero tantissimo. Di solito c'è la tendenza a seguire il basso solo con la cassa e basta. Quindi in questo caso fare questo. Va benissimo, può funzionare questa cosa. Però non è niente di che se lo suoniamo così. La figata è quella di cercare di pensare alla batteria in modo diverso. Pensate alla batteria non a pezzi, ma cercate di pensare alla batteria tutto come un unico strumento. Ok che è un unico strumento, però tante volte c'è la tendenza a pensare a pezzi. Ok, faccio questo con Charleston rullante, intanto la cassa segue il basso. No, è la batteria che deve seguire il basso. Quindi cercate di prendere gli accenti non solamente con la cassa, ma con tutte le parti della batteria. Quindi prima improvvisate, poi ovviamente se dovete trovare un groove a una canzone lo farete sempre uguale, come ho fatto ad esempio io nella sigla, però cercate di metterci qualcosina in più. Il video di oggi finisce qui, spero di esservi stato utile. Se c'è qualche problema, se avete qualcosa da chiedermi, scrivetemi qui sotto nei commenti. Vi ricordo ancora di iscrivervi al canale, di cliccare mi piace se questo video vi è piaciuto. Andate sul sito GasTube, mi raccomando, e qui sotto in descrizione trovate anche i miei link ai social, Instagram e Facebook. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!